in collaborazione con Val di Fiemme, Paganella Ski, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valendena, Val Sugana, Garda Trentino, Alpe Cimbra Folgaria Lavarone, vicina da non crederci, Schirama Dolomiti Adamello Brenta. Siamo sul lago di Ledro per una meravigliosa giornata di sport in un ambiente incontaminato certificato dall'UNESCO. Tra un po' vedremo partire 350 concorrenti, affrontare le ripide salite delle Alpi Ledrensi e poi correre in quota in mezzo alle nuvole sul famoso Sentier delle Greste, per poi ritornare qui sul lago di Ledro a mezzo lago. Un grande spettacolo con grandi emozioni e grandi immagini grazie alla collaborazione anche dell'elicottero della Provincia Autonoma di Trento. Cari amiche telespettatrici, cari amici telespettatori, eccoci dall'alto qui in Val di Ledro, una giornata in questo caso meravigliosa. Stiamo vedendo la cartolina di questa meravigliosa località turistica posta tra il lago di Garda e la Valle del Chiese, un angolo di Trentino fantastico con questa meravigliosa caratteristica, la stiamo vedendo subito, particolarmente vicina agli animali. Qui sul lago c'è una spiaggia per i cani che è una delle poche opportunità in tal senso a livello nazionale. Stiamo vedendo le palafitte di Ledro certificate UNESCO, stiamo vedendo la Ponale che è il sentiero che collega il lago di Garda a Ledro e che contrariamente a quanto si pensa è di, diciamo, proprietà almeno psicologica della Valle di Ledro e non del lago di Garda. Siamo con Vigilio Rosa, presidente della Proloco di Mezzolago. Vigilio, è una delle caratteristiche importanti per arrivare in Valle di Ledro. Esattamente, fino agli anni 90 l'unico collegamento con la Valle di Ledro era la strada del Ponale, adesso collegata molto facilmente con un tunnel di 5 km. E stiamo vedendo ancora le immagini, qui si pratica praticamente di tutto, tutte le attività outdoor, la vela, la canoa, la mountain bike, il trekking, l'arrampicata, il canyoning, la corsa in quota e siamo già nelle fasi iniziali della gara. Un evento importante con 350 partecipanti di 10 nazioni, Vigilio. Esatto, i concorrenti sono arrivati da tutto il nord Italia per partecipare a questa prima edizione della Ledro Sky Race, 350 concorrenti da tutto il nord Italia. Ecco qui a voi la partenza nel centro storico del paese di Mezzolago. Adesso con le immagini dall'alto si vede il piccolo borgo Ledrense, ecco, che Vigilio, è tutto la fila di concorrenti. Del percorso. La caratteristica è che si parte in un centro storico, si corre lungo il lago e poi si arriva sul Sentier delle Greste in questa fantastica scenografia alpina. Proprio così, qua si vede il piccolo borgo proprio sul lago di Ledro, questa è la passeggiata che costeggia tutto il lago, noi faremo un pezzo di passeggiata, poi inizierà la vera salita fino al Gran Premio della Montagna di quasi 2000 metri di Cima Paris. Ecco, ricordiamo, visto che siamo sul lungolago, che qui si svolgono molte competizioni, dalle gare di triathlon, di canoa, di vela, ci sarà il ritiro nazionale di rugby, la nazionale di corsa in montagna si è allenata qui e c'è anche la nazionale di sci nordico con Federico Pellegrino, il primo italiano a vincere la Coppa del Mondo di sci nordico, che proprio ha scelto la Valle di Ledro come occasione ideale per gli allenamenti estivi. Torniamo in gara, siamo sul lungolago. Siamo sul lungolago, come avete visto nelle immagini precedenti, bellissime spiagge con lago balneabile. Qua c'è il primo atleta che ha già iniziato la sua marcia verso il Gran Premio della Montagna. E che è Andrea De Biasi, che poi vedremo protagonista sicuramente della gara, perché da come corre si vede che è particolarmente in forma. Con lui anche Cristian Modena, Dalla Valle, Andreis, Roberto Antonelli,
tra un po' vedremo probabilmente anche la prima donna, Simonetta Menestrina, che è data come grande favorita della competizione. Qua si vedono come il gruppo, il gruppone, quelli, gli amanti della corsa in montagna, non professionisti, che partecipano tutti a questa vera corsa. E qui possiamo vedere in maniera veramente perfetta questo connubio meraviglioso tra il lago e la montagna. Questo è proprio un piccolo angolo di paradiso che unisce molte caratteristiche di parecchie località del Trentino, ma soprattutto un aspetto importante su tutto è l'unione perfetta tra l'attività umana e la natura. Non a caso la Val di Ledro ha la bellezza di due certificazioni UNESCO, le palafitte che abbiamo visto in precedenza e la biosfera, ovvero le caratteristiche ambientali d'alta quota che vedremo dopo quando gli atleti saliranno sul famoso sentiero delle Greste. Qui siamo di nuovo nel centro storico. Ecco qua, il centro storico di Pieve di Ledro, diciamo il paese più grande della Val di Ledro. Si vedono gli atleti passare, come avete visto sono passati lungo la spiaggia, beach volley, attività dell'estate. Qua si è intravista la prima donna, Simonetta Menestrina. Quindi tra un po' adesso cominceremo a lasciare i centri abitati e a salire verso le Alpi Ledrense. Ecco qua, questa qua inizia la salita, Simonetta Menestrina è già nei primi 30 concorrenti e qua inizia la vera salita che dai 650 metri di Pieve di Ledro porta ai 1998 metri del Gran Premio della Montagna di Cima Paris. Ecco qua c'è una curiosità, Vigilio, vediamo persone che corrono normalmente come i running tradizionali, anche cittadini, ed altri che invece hanno in mano i bastoncini. Allora, i bastoncini sono molto comodi per la corsa, specialmente la corsa in montagna, sia per la salita che per la discesa, danno un ottimo aiuto per evitare anche scavigliature e malanni vari. Dopo ci sono atleti che corrono anche senza, perché è questione di abitudini. E avremo sicuramente modo di vederle. Abbiamo visto questa piccola icona del lago di Ledro incastonato tra le Alpi. La giornata, va detto, non è delle migliori, ciò nonostante le immagini sono particolarmente affascinanti. Qua cominciamo ad essere veramente in alto, cominciamo a capire il perché questa manifestazione ha tra gli slogan quello di correre tra le nuvole. Probabilmente dopo avremo modo di vederlo, perché il tempo è molto variabile e nel giro di pochi minuti vedremo queste creste, queste cime avvolte dalle nuvole e poi uscire quasi in un pallido sole. Ecco qua, questo qua è Cima Carrette, lo sfondo del Care Alto innevato, e corrono lungo le trincee della Prima Guerra Mondiale, fortificazioni dell'impero austro-ungarico costruite più di 100 anni fa. Questo qua è Andrea De Biasi che sta facendo corsa a sé. Adesso inizia una piccola discesa verso Bocca Saval per poi iniziare la vera salita verso Cima Paris, Gran Premio della Montagna. Sullo sfondo si vede il lago di Molveno e queste sono altre immagini di De Biasi che sta scendendo lungo i ripidi sentieri. Ed ecco queste immagini che danno il senso della verticalità, ma danno anche il senso della solitudine. Caro Vigilio, per allestire una competizione come questa occorre molto lavoro, grande collaborazione, soccorso alpino, vigili del fuoco, la Croce Rossa, abbiamo visto l'elicottero della provincia autonoma di Trento e un gran numero di persone che portano fisicamente in quota tutto il materiale che serve per la competizione. Esatto, per portare tutta la roba bisogna portarla tutta a spalle perché i collegamenti non ci sono, dunque i volontari, più di 200 volontari lungo il percorso di tutte le associazioni ledrensi si sono dati da fare, tutti entusiasti a vedere una corsa così con questo spettacolo, perché il panorama da lassù è stupendo. Anche col tempo incerto, però i volontari ci sono sempre. E qui vediamo la prima donna, Simonetta Menestrina, nel gruppetto. Va detto che queste non sono zone proibitive, ma che chiunque può raggiungerle. 2 ore di cammino tranquillo e tranquillamente ci si arriva. È anche possibile salire con la vettura fino al rifugio Pernici e poi utilizzare un sentiero che ti porta in questa zona. Esatto, ci sono tutti i sentieri segnati dalla SAT Trentino, sono tutti segnati sulle varie cartine della Valle di Ledro, sentieri facili per i bambini, per le famiglie, con poche ore di cammino si arriva a vedere questi magnifici panorami con lo sfondo della Val di Ledro.
Questa è la zona di Bezzecca e questo ci consente di parlare di Garibaldi. Quest'anno era il 150° anniversario del famoso obbedisco di Garibaldi. Ci sono state delle grandi celebrazioni organizzate dal comune di Ledro ed è stato ricordato questo importante avvenimento. Parlavamo prima delle trincee austro-ungariche. In realtà, se Garibaldi non fosse stato fermato da Re Vittorio Emanuele II, probabilmente avremmo potuto dire che queste erano trincee italiane, perché Garibaldi stava arrivando assieme al generale Medici su Trento. Ma lasciamo la storia, questa era una curiosità della valle. Torniamo su questo meraviglioso evento, di nuovo sentieri fantastici, panorami super affascinanti. Ecco qua Andrea De Biasi che sta facendo gli ultimi 100 metri di salita, con si vede la ripidità dei sentieri, le ultime fatiche per Andrea che sta arrivando al Gran Premio della montagna. E qui abbiamo visto due cose importanti: l'elicottero di supporto, ma guardate anche il cameraman, il collaboratore degli amici Diego e Marco Busacca, che sta inseguendo il concorrente per poterci dare delle immagini in primo piano. Ne abbiamo viste prima, ne vedremo anche delle altre e vediamo anche, caro Vigilio, il lavoro dedicato agli sponsor. Esatto, Crazy Idea, sponsor principale della manifestazione, a tutti gli sponsor locali. Ecco a voi il Gran Premio della Montagna con Andrea De Biasi che ha tagliato per primo il traguardo. E sullo sfondo, come vedrete, sempre il Carré Alto e le fortificazioni della Prima Guerra Mondiale. I nostri amici stanno correndo in quota sul sentiero delle Greste alle mie spalle. Rimanete con noi, tra qualche istante ritorniamo a proporvi le emozioni dalla Valle di Ledro, in Trentino. Di sport. La sportiva Epic Ski Tour, gennaio 2017. Skirama Dolomiti ad Amello Brenta. Sci, neve, sole. Tutto questo è Skirama. Impianti e piste aperte fino ad aprile. Infoline www.skirama.it. Ti aspettiamo.